Buonasera, grazie a tutti di essere qui, anche perché questo è l'ultimo intervento della serata. Arriviamo tutti da una giornata intensa di BTO che per esperienza è stancante, quindi chi si è ancora fermato merita un doppio grazie ovviamente da parte mia. Io mi chiamo Carlo Vischi, lo vedete penso scritto qui sopra, lavoro in un posto molto speciale, si chiama H-Farm, ci occupiamo di digitale a 360 gradi, siamo immersi in questo mondo. Però io non arrivo dal mondo del digitale, come molti di voi naturalmente, ho un percorso molto diverso. Sono finito 2 anni fa in H-Farm perché mi ha chiamato un signore che è laggiù in fondo che sta facendo fotografie, che è Andrea Casadei, e arrivavo da tutt'altra esperienza. Io per oltre 15 anni ho vissuto nel mondo della carta, proprio della carta vera, quindi proprio totalmente il contrario rispetto al mondo del digitale che ci permea e che ci circonda in un evento come questo. Il mondo della carta nel senso che per oltre 15 anni ho lavorato in case editrici e ero specializzato in un'editoria Banza particolare. Facciamo libri sul mondo della cucina, ma non della cucina generica. Nel mondo della cucina, quella che è conosciuta come il mondo dei grandi cuochi, il mondo degli stellati Michelin. Ho lavorato per alcuni anni in una casa editrice importante prima del 2000, poi nel 2000 sono passato alla direzione editoriale di un'altra casa editrice e ero arrivato un po' con una considerazione. I libri di cucina che facevamo prima con questi grandi cuochi raccontavano alla perfezione il loro modo di cucinare, come facevano le ricette, la tecnica, però non si raccontava quasi mai, o c'era sempre molto poco, dei contenuti di dove questi chef operavano, del territorio che ci stava dietro, dei prodotti che venivano usati, che attenevano a quei territori. E allora sono andato dal mio editore e gli ho detto: guarda, vorrei iniziare a fare dei libri di racconto sui cuochi. Era il 2000. Il mio editore subito mi ha guardato un po' strano e poi gli ho spiegato che mi sarebbe piaciuto iniziare una collana di libri che raccontasse sì gli chef, ma con un'ottica come fosse stata una piramide, dove al vertice c'era effettivamente il cuoco, dove nello strato intermedio c'era tutto il mondo della produzione, di chi gli conferiva i prodotti per la sua cucina, eccetera, e dove alla base di questa piramide c'era appunto il territorio. Questa considerazione mi nasceva anche dal fatto che in quegli anni io ero e sono stato per alcuni anni dopo anche l'unico autore italiano che lavorava con le edizioni Michelin, quindi come dire, lavoravo molto anche a contatto di chi faceva la mitica guida rossa. E una delle considerazioni che facevamo stando in quel mondo lì, guardando il mondo del turismo, era che in Italia ci sono località come Canneto sull'Oglio, Cervere, Isola Rizza, che per lo più sono località totalmente sconosciute, ma che sono diventate destinazioni di grande importanza per gli amanti della buona cucina, perché in questi piccoli luoghi della provincia italiana, e sono tantissimi, ci sono ristoranti molto importanti che portano un flusso di visitatori dall'Italia ma anche dall'estero. Quindi sono conosciuti worldwide. Canneto sull'Oglio, non so se lo sapete, ma è un paese immerso nella nebbia nella bassa mantovana. Uno ci deve probabilmente impegnarsi per andare lì, come mi conferma la signora, ma che è diventato famosissimo perché c'è un 3 stelle Michelin e quindi è diventato famoso da questo punto di vista. Quindi già all'epoca si ragionava sul fatto che c'era una movimentazione di pubblico, c'era un mondo che si muoveva lì attorno, e la cosa che a me faceva abbastanza sensazione quando iniziamo questa collana di libri, dove non parlavamo solo dei cuochi ma parlavamo dei protagonisti, quelli che oggi si chiamano anche artisan of food, cioè tutti quegli artigiani del buon cibo che contribuivano con i loro prodotti alla cucina di questi personaggi. E una delle cose che ci faceva specie è che spesso non c'era assolutamente rete, non c'era relazione, anzi spesso questi manco conoscevano il luogo dove andavano elaborati i loro prodotti. Tutte queste considerazioni poi negli anni, la collana è durata fino al 2008 circa, io in quegli anni lì ho iniziato a passare molto rapidamente al mondo del digitale, ho iniziato a collaborare con la mia regione, io sono piemontese, con la regione Piemonte, e abbiamo provato a prendere questo modello qui e a trasferirlo dal punto di vista digitale. Abbiamo detto: allora dobbiamo iniziare a comunicare il territorio,
Il Piemonte si distingue come mission anche dal punto di vista fortemente enogastronomico. Abbiamo detto proviamo a costruire dei micro ambienti digitali di persone e far dialogare tra di loro banalmente anche soltanto lo chef con i produttori del vino attorno e quelli che gli danno il pollo piuttosto che il salame, piuttosto che le verdure, eccetera, eccetera. Questo modello qui è andato molto bene. Abbiamo creato quello che si chiamano, io le buffamente l'ho sempre chiamate, delle conversazioni assistite. Cioè, nel senso, abbiamo provato a insegnare a questi artigiani del food, a questi protagonisti dei vari territori, a dialogare tra di loro in rete, però, magari con l'utilizzo di qualche influencer che portavamo per l'occasione in zona, eccetera, eccetera, ma per abituarli poi nel tempo a dialogare costantemente tra di loro e con chi nei loro territori risiedeva o vi transitava. Questo è un modello che è andato avanti per parecchio tempo, l'abbiamo poi riportato in altri territori e è tornato ed è venuto particolarmente in auge perché per chi frequenta BTO da qualche anno avrete già sentito parlare molto della parola experience. Anche oggi, io purtroppo non ho potuto assistervi, ma grazie al social team che ha fatto un ottimo lavoro, avevo i tweet che arrivavano di lì, per cui mi arrivavano i messaggi che venivano raccontati. Nel panel guidato da Airbnb loro hanno fatto molto focus su questo tema. Perché oggi chi viaggia in Italia o dall'estero viene in Italia, cerca moltissimo delle esperienze. Ma cosa sono queste esperienze? Sono il fatto di entrare in contatto soprattutto con chi fa food e soprattutto con il suo modo di fare, l'insegnare come si fa la pasta, fare la visita nella cantina, vedere come frangono l'olio, insomma tutte queste cose qua che vanno sotto il nome di experience, ma che purtroppo fino adesso sono state molto raccontate, ma con grande difficoltà sono state messe in rete. Ma perché c'è sempre stata questa grossa difficoltà? Perché io penso, e questo deriva un po' dall'esperienza già avuta quando facciamo il mondo dei libri, e dove spesso ci succedeva di dialogare con gli enti che erano preposti al governo del territorio, province o regioni, spesso c'è una grossa difficoltà a far parlare chi si occupa di turismo con chi si occupa di agricoltura e agri-food. Sembrano due mondi totalmente diversi. E questo accade non soltanto a livello alto, quindi a livello di governance dei territori, regioni o province che siano, ma dall'altro lato c'è anche un grosso problema degli operatori stessi a capire che il mondo del turismo è un mondo di sbocco e di dialogo necessario oggi anche per loro. Perché i prodotti sempre di più diventano ambasciatori dei territori. Quando con Andrea andiamo spesso in giro a raccontare agli operatori queste cose, portiamo sempre un caso molto vecchio, che non so se qualcuno di voi ha visto su YouTube, ma risale già parecchi anni fa. L'Ecuador ha usato le banane, difatti la chiamiamo spesso la Repubblica delle Banane, ma in realtà è lo Stato dell'Ecuador, hanno usato le banane, mettendogli un QR code sopra che rimandava al Ministero del Turismo, per fare campagne di comunicazione del loro territorio verso gli Stati Uniti. Quindi hanno usato un prodotto agricolo, vero e proprio. Cosa che da noi in Italia questa cosa si fatica ancora moltissimo a far capire. Io stesso, quando parlo con operatori del mondo dell'agri-food toscani, quindi non che vengono magari dal lontanissimo Piemonte da dove arrivo io, ma toscani, e gli dico, ma non venite alla BTO a raccontare, eccetera, e mi dico, ma è una fiera del turismo, noi cosa c'entriamo? Siamo ancora in questa situazione qui. E allora vengo, vedo che già, no, non è ancora proiettata, ce l'ho io qui nelle cose, cominciamo a far vedere qualche slide, dico alla regia, è già apparsa. Perfetto, allora, andando in questa direzione vi racconto una case history che abbiamo raccontato prima in un panel molto più corposo, ma per dirvi come finalmente si sta iniziando a dialogare tra i due mondi, dell'agri-food e del turismo. Il progetto della Milano-Sanremo del Gusto coinvolge tre regioni, quindi è già complicato perché ci sono tre regioni insieme. Però è un primo tentativo forte dove le due competenze si incontrano e dove si cerca di mettere in rete
Gli operatori che fanno prodotti esperienziali, quindi il produttore del vino che fa la visita in cantina, quello della pasta che fa vedere come si fa, quello dell'olio che fa il corso sull'olio, insomma tutte queste cose qua, in una piattaforma unica legata da un itinerario. In questo caso è stato preso l'itinerario della corsa ciclistica perché è molto emotivamente forte, ma per raccontare quello che uno può trovare all'interno di questo itinerario qui. Questa è un'esperienza molto interessante che poi, come vi dicevo, più in piccolo avevamo già replicato in altre regioni, ma che tende ad andare in questa direzione e nello svolgimento della quale vi posso garantire tutte, e siamo nel 2017, tutte le difficoltà viste negli anni prima di dialogo tra due mondi, quello dell'agrifood e quello del turismo, è stato sempre estremamente complicato. Abbiamo cercato di fare anche tantissima formazione proprio per spiegare quanto è importante da questo punto di vista, perché, allora, questi sono alcuni dati sul progetto, questi sono i dati, abbiamo coinvolto un sacco di gente, eccetera, ma quello che volevo farvi vedere è questo. Oggi chi, in tutte le classifiche, chi viaggia in Italia, poi compra italiano, ma che cosa compra? Allora, un tempo, nel discorso che volevo farvi oggi, poi a furia di sentire interventi, l'intervento che ho fatto io si è via trasformato. Comunque, un tempo fondamentalmente si era convinto che chi veniva in italiano, soprattutto nelle grandi città, andasse in cerca dei grandi brand della moda, Gucci, Prada, quant'altro. Oggi sapete bene che uno, purtroppo molti di questi brand non fanno più parte come proprietà del bene italiano, ma soprattutto sono molto diffusi nel resto del mondo. Cioè se uno va a Tokyo, a New York, non è così difficile comprare una borsetta di Prada o prodotti di Gucci. Mentre invece acquistano moltissimo prodotti italiani. E per prodotti italiani si intende soprattutto, in primis il vino, e poi dopo vi faccio scorrere le ultime slide velocissimamente in fondo, primis il vino, secondo prodotti alimentari. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il prodotto, per noi come italiani, come nazione, il prodotto fisico, può essere un fortissimo ambasciatore del nostro territorio Italia o delle singole regioni o delle singole zone. Proprio perché è la prima cosa che si cerca di acquistare su un territorio dopo aver scelto la destinazione di viaggio e banalmente dove si va a dormire, perché poi la seconda ricerca, come tutti sapete, è dove si va a mangiare, che ormai è la prima ricerca che viene fatta. Se questo paradigma è vero, allora veramente possiamo usare il prodotto come ambasciatore di territori, raccontare dietro quello che ci sta, cominciare a costruire bene o male questa famosa rete di cui si parlava prima. Ci sono svariati esempi, noi per esempio ne stiamo realizzando uno in Lombardia, nella zona della Val Caleppio, proprio partendo banalmente dalle bottiglie, attaccandoci dietro tutta una comunicazione tramite QR code che porta sul territorio, facendo parlare le realtà tra di loro. Ma questo vale per qualsiasi cosa. Se uno volesse guardare molto in grande, pensate cosa potremmo fare per il Made in Italy, avendo sul mercato 400 milioni di bottiglie di Prosecco, per dire che vanno in tutto il mondo. Stante che ormai purtroppo nel mondo la parola Prosecco è quasi sinonimo di bevanda frizzante bianca, ma questa è un'altra tematica sulla quale non voglio entrare. Per cui il mio intervento di oggi era per raccontarvi come questi due mondi devono per forza dialogare tra di loro. C'è tutta la potenzialità dietro perché il dialogo tra le parti sia proficuo, proprio per i dati che vi ho raccontato adesso, perché è quello che viene cercato, e c'è oltretutto anche tutto il tema, bisognerebbe parlarne per parecchio tempo, di tutto quanto è Italian sounding. Sapete che nel mondo tutto quello che suona italiano viene acquistato, pensate dalla barbera nelle bustine, qui c'è un altro piemontese della Gona, si è fatto un piccolo salto sulla sedia, ma in Cina si vendono le bustine con la barbera in polvere. Ecco, tutta questa roba qua può anche andare bene come preparativo del terreno, però poi dobbiamo arrivare col prodotto vero. Il prodotto vero ce l'abbiamo qui e lo possiamo utilizzare molto bene per raccontare noi, il nostro territorio, la nostra storia, le tradizioni, no? Tutto quello che passa sotto il termine di storytelling. Tutto perfetto, però usiamolo, proviamolo a usare per davvero. Allora, intanto adesso vi ringrazio tutti, vi auguro buona serata perché questo è l'ultimo intervento della serata e ci vedremo sicuramente domani di nuovo qua a BTO. Grazie per essere stati qui. Buona serata.